diciamo, le giornate come queste sono sempre liete, no? C'è sempre la gioia di poter inaugurare uno strumento che poi serve alle vostre attività, quindi un giorno di festa, diciamo. La fondazione, all'associazione di questo tipo, ha sempre un'attività di sussidiarietà rispetto allo Stato nella propria funzione di dare dei contributi alle associazioni sulla base appunto del bando. Però anche giornate come queste fanno un po' riflettere, perché ho fatto una passeggiata nei vostri uffici, nei vostri magazzini, devo dire che è stupefacente, cioè quello che il volontariato riesce a fare a chi magari sta fuori, chi non lo vive direttamente, pare un qualcosa di veramente incredibile. Rispetto al paese che sulla stampa sembra dilaniato, si discute di cose forse anche poco interessanti e poco importanti, personali, oppure idee di natura economica che poi non sussistono, dietro non c'è nessuna base di valutazione seria. Ecco, qui invece noi vediamo che il paese è completamente diverso, vediamo delle persone che sono molto impegnate, vediamo degli enti come la nostra fondazione che collabora con questi enti per farli, diciamo, crescere e rinforzare, e quindi questa è una reale voce, mi sembra di essere un prete quando dico, ma è di speranza, cioè si vede che ci sono obiettivi che la gente normale si pone indipendentemente da uno scollamento, mi sembra piuttosto profondo, con le attività diverse di natura dirigenziale che ci dovrebbero dare gli indirizzi e che invece non ci dà. Quindi io sono felicissimo di questa presenza nostra della Fondazione in questa iniziativa, perché l'interlocutore che abbiamo davanti è un interlocutore serio, evidentemente motivato, e quindi grazie a tutti, l'ho fatta noiosa, ma insomma mi sentivo di dovervi ringraziare veramente per tutto. No, noi che vi ringraziamo perché ci siamo portati esempio. Grazie.